Qualche giorno fa Kendall ha caricato un video in cui provava i 25 MLG più difficili di Minecraft. E allora ho pensato, perché non lo sfido? Kendall ha completato la sfida dopo 86 morti. Riuscirò a batterlo? Ma prima di scoprirlo lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, che è importantissimo. Grazie tante. Allora, ma come si inizia? Posso parlare con questo? Pensi di poter fare un water bucket clutch? Ovviamente sì. Ah, e già si inizia? Vabbè, ma scusa un attimo, è una cavolata. Cioè, che ci vuole a fare un water bucket clutch? Cioè, stai dicendo seriamente? Vabbè, comunque, clicca il bottone per tornare alla lobby. Ah, questa era la sfida numero 1, numero 2 e così via. Un gioco da ragazzi, non siamo ancora morti. Però non mi dà che... Ah, ok, si illumina quella luce quando abbiamo completato la cosa. Questo cos'è? Un altro water clutch? Ah, wow, ma cade al volo! E come faccio? Vabbè, non me l'ha preso! Ah, sì! Vabbè, diciamo che... sono troppo forte per questo gioco, ok? Cioè, nel senso, Kendall, io non so se sei già morto, ma ho visto tipo una decina di morti già. Mi sa che ti batterò. Allora, slime block clutch. Vabbè, ma che ci vuole? Questo è il più semplice. Cioè, questo è davvero, basta mettere il blocco nel momento giusto, tipo... Allora, non dobbiamo sottovalutare l'avversario. Kendall è l'imperatore di Minecraft, quindi calma un attimo. What? Ma è così difficile? Ma in che senso? Aspetta. Oddio, ma ne posso prendere più di uno? No, perché potrei barare. Ma non credo che Kendall abbia barato. Dai, non importa, ne uso uno e basta. Allora, più focus, ok? Ok, ci siamo senza barare. Io qui sono morto due volte. Quindi challenge 3 fatta. Slime block and stick landing. Ovviamente sì, lo devo prendere al volo. E che ci vuole? 3, 2, 1. Dimmi che l'ho preso al volo. Oh, what? Ok. E poi è una cavolata fare. Ma ragazzi, fortissimo. Solo due morti. E quelle due morti le ho fatte. E quelle due morti fatte anche con lo slime. Diciamo che vabbè, dai, non importa. L'importante è non arrivare a 80 come Kendall. Lama clutch. What? C'è un lama lì sotto? No, ma non c'è. Scusa un attimo, e dov'è il mio lama? Semplicemente sbuca. Vabbè, ma io non lo vedo mo. Ah, vabbè, però. E vabbè, ma sbuca prima! Vabbè, non importa. Ma io come faccio a vedere dov'è? Ma scusa, ma non deve avere un tappeto il lama? Oddio, sono a 4 morti. Non devo fare fail. Allora, è tipo per... vabbè, si è spostato. Sono già a 8 morti e questa cosa non... Dai, è fatto. E si gode! Ok, siamo a 8 morti. Per caso qui Kendall a quanto stava, non lo so, ma vi farò vedere poi. Ma quanti sono? Perché siamo a 5, 6? Oddio, ma ce ne tantissimi. Non bisogna arrivare a 80. Certo che posso mettere... Allora, sicuramente sarà l'armatura in... cioè, saranno gli stivali con... What? Ma davvero fai? Cioè, è una passeggiata per me mettermi un'armatura al volo. Ma di che stai parlando? Pensi di poter prendere il totem del non morto? Ma questa è la cosa ancora... Ah, what? Perché non è in mano? Ah, deve essere qui. Ma ragazzi, ma... Cioè, il sonno mi sta venendo. Cioè, ma quanto è semplice tutto ciò. Allora, abbiamo camminatore dei ghiacci. Ma non sto capendo. No, non sto capendo. Cosa dovremmo fare? Allora, questo non l'ho capito bene. Quindi probabilmente useremo una morte prima di... Non ho capito. Allora, probabilmente non andava fatto in questo modo, ok? Kendall, te come l'hai fatto? Non lo so, ragazzoni, fatemelo sapere con un commento. Io credo di aver fatto bene, nel senso, non sono morto, ma ammetto che è stato abbastanza strano. Devo bere una pozione di caduta lenta, ma ragazzi, prende al volo e si beve subito proprio. E si cade proprio nel chilling. Ok, siamo a 8 morti. Sta andando benissimo. Oh, questo è il mio preferito. Allora, questo volendo si può un po' barare, prendendo più di un secchio, ma noi non lo faremo. E faremo una cosa. What? L'avevo fatto! What? Ma l'avevo fatto! No, ragazzi, allora, siamo a 10. Ok, siamo a 10, non importa. Ma l'avevo fatto! Dai, ci siamo. Questo è quello buono? No, raga, non va. Scusa un attimo, non sto proprio capendo. Ah, ok, più o meno così. Vabbè, dai, l'abbiamo fatto. Ah, ma certo, qua dovrei prenderla al volo. Via qua, bello. Allora, teoricamente così ci siamo. E 3, 2, 1. Mancava lo 0, cioè senza lo 0 effettivamente.
Ok, preso al volo, dai. Siamo a 14 morti, ma... Lo sapete che ho paura che Kendall fosse messo meglio? No, beh, Kendall 11 morti ha usato per fare il water bucket, figurati. Bucket clutch con l'oscurità? Oh, oddio, qui era arrivato Kendall con 11 morti. E io sono già 14, oddio no. Lo stavo sottovalutando troppo. Aspetta. No! Oddio, sono indietro rispetto a lui, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! No, ma lui li aveva fatti tutti! Allora, 3, 2, 1, ora! Oddio, da che pensavo di essere in netto vantaggio a che ho paura di non essere in vantaggio! No, vabbè. Allora, 3, 2, 1... Ok, siamo a 17. Da adesso non si può più sbagliare. No, verso di qua magari Parrinsone. Allora, devo prenderlo al volo. Poi diventa buio, ma devo comunque... Vai, si fa. Ok, preso al volo. Adesso dobbiamo solamente... Vabbè, un gioco da ragazzi. Siamo a 17 morti. Un gioco da ragazzi. Il secchio... Dovrei fare un water clutch, ma il secchio è vuoto? What? Ah, ok, vedo che lì c'è dell'acqua. Credo. Kendallò, secondo me te non l'hai fatto al primo tentativo. Secondo me te non l'hai fatto al primo tentativo. Pensi di fare uno scaffold... Ma ragazzi, uno scaffolding. A me, a Zisk, sono il re dello scaffolding. Ah, ho preso il gradino, altrimenti l'avrei fatto. Ok, ho preso... C'era un piccolo rialzo, altrimenti figuratevi. Ah, ma lì sopra. Vabbè, vabbè, ok, 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 ok. Adesso ho davvero capito. Allora, sono un po' confuso. Ah, ho capito perché rimane l'impalcatura. Perché tanto lo devi prendere dal lato, tipo... Ok, teoricamente adesso dovrei... Allora, ancora uno. Qui tipo devi investire le tue morti per effettivamente... Ok, da adesso cadrò bene, guardate. Cioè, credo di aver capito. Tipo... E infatti. Era... Altezza 1. Ma allora, what? Vabbè, non importa, l'abbiamo fatto. Devo prendere uno scaffold... Ah, certo che ce la faccio. In realtà prima non l'ho fatto proprio così, ma... Si fa. No, ma non capisco perché ce n'è già uno lì. Allora, o la mappa è fatta male, oppure sto sbagliando qualcosa. Allora, proviamo un attimo a prendere e piazzare questo. Ma secondo me non bisogna piazzare questo, ma... Ok, sì, bisognava piazzare questo. Ma allora cos'è successo prima? Vabbè, non me lo spiego, non importa. Tanto questo era anche più difficile. NPC clutch. What? Uno, dove sta l'NPC? Devo parlare... Ah no, ho sbagliato tasto. Devo parlare con un NPC che mi darà... What? Ma dov'è? Ah. Questo è stato davvero molto figo. Devo prendere l'acqua, ma... Ah, ok, perché prima il secchio l'avevo già in mano. Ok, ok, Kendallò. Stavo per dire, l'hai fatta al primo colpo. Devo stare zitto, devo stare, perché qui non bisogna tirarsela. Allora, uno, due e... Io l'ho fatta al secondo tentativo, eh. Comunque, mica male. Poi rimangono questi qua. Waterbug. What? All'altezza massima del mondo e in più col darkness. Allora, secondo me sì, devo solo timare bene. Ma io non so dove atterra... Ah. Probabilmente sono il miglior giocatore di Minecraft. Devo prendere un bucket al volo all'altezza massima del mondo con... What? Dove è tutto buio. E dove lo prendo? È tipo qui. E vabbè, però... Sì, ok, ovviamente non l'ho fatto. Ok, sì, ma sta roba è follia. Allora, prenderlo al volo. Poi qui ci sarà tipo il calderone che dobbiamo timare, ovviamente. Ok? Oh! No! No! È difficilissimo questo. Allora, è davvero difficile. È davvero difficile perché bisogna prenderlo al volo. E l'ho fatto. Poi qui c'è tipo... E qui è... No! Ma è difficilissimo! Allora... Concentrazione. Boys, ve lo giuro, non so se sembra difficile, fatemelo sapere con un commento, ma ve lo giuro che è difficilissimo, più che altro perché non vedi nulla. Sì, vabbè. Potevo cadere lì dentro! No, vabbè. Non sarebbe stato un po'... Allora, non prendiamo il caldo... Ok. E dai! Ma allora, siamo a 43.
Non è vero che siamo a 43. Io voglio capire quando ce l'ha fatta Kendall. Vediamo. Ok, a 80. Fatto, anche a costo di stare qua fino a dopodomani. A 80. Ora. Ok, a 80. Noi siamo a 47. Ok, dai, abbiamo ancora 30 tentativi buoni, sperando di usarne meno. Ora. Ora. Dai! Non è vero! Non è vero! 80, siamo al 48. Dai! Dai! Non ho preso manco l'acqua. È difficilissimo, è difficilissimo. 56. 56, davvero 56. Let's go! Holy! Non è vero! Ma in che senso? È l'ultimo? End portal clutch! A me! Tu vuoi dire a me se riesco a fare un end... Oh, non riesco... No, vabbè. Un end portal clutch! Ok, e devo solo capire il senso, no? Era un po' complicato. Ok. Ok. Qua, a parte che... Ok. Qui... però ero fuori. Allora, 87, gli ultimi 30 tentativi. Devo farcela, ok? Devo farcela. Allora, 1, 2. E sta qui, sta qui, sta qui. Non ci credo. Allora, devo stare più in centro. Dai che l'abbiamo battuto. Dai che abbiamo vinto. Dai che abbiamo vinto. In mezzo, e sta. 3, 2, 1. No! Non è semplice. Riconosco che non è semplice. Ok. Let's go! Holy! Le ho completate tutte 21 in 61 morti. Abbiamo battuto Kendall di oltre 20 morti. Kendall, aspetto l'1v1 solo spada.